Oh, cari tutti, ragazzi, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, sto. Allora, ragazzi, io sono Genius 39 con questo nuovo video dei Dungeon di Ellsworth. Sono da solo, ragazzi, ma come avevo detto la scorsa volta, in questo video saremmo dovuti andare a fare il secret di Ranox, la voragine. Sono da solo, ho provato a chiamare Stone, non mi risponde, c'ha problemi pure al cellulare, tipo gli è cascato in acqua, non gli funziona più WhatsApp e quindi posso soltanto chiamarlo a telefono ma non gli arriva nemmeno le chiamate tutte le volte. Atomo invece è fuori casa, quindi non può fare il video insieme a me. Meteor ha problemi con Ellsworth perché non gli si apre, che appena, cioè in realtà gli si apre, però appena lo apre Game Guard glielo chiude, non ha ancora risolto questo problema. Quindi sono da solo, vediamo se in F8 riesco a trovare qualcuno per questo nuovo secret. Altrimenti la vedo dura da solo a fare un secret. Comunque ragazzi, ditemi pure la webcam dove volete che io la metta, perché nello scorso video di Ellsworth l'ho messa centrale, dato che al centro su Ellsworth nei PvP non c'è nulla se non il timer. Però non so se metterla lateralmente in basso oppure metterla centralmente come ho fatto l'altra volta. Quindi fatemelo sapere nei commenti e guardate anche gli altri video. Intanto qua speriamo di trovare qualcuno, anzi lo vado a scrivere. Vediamo se arriva qualcuno che me l'abbina. Siamo in due a fare il dungeon. Un livello 85, il Raven con capelli bianchi. Siamo contro il panzone blu qui. La voragine, l'origine dell'energia demoniaca. Ok, fantastico. Andiamo. Prima volta che entro in questo dungeon. Vediamo un po' cosa faremo. Intanto qua ci sono delle catene da spaccare. Tutti i demoni. Sono dei Talonflame sti cosi. Sono dei Talonflame blu o dei Briary. Assomigliano più a dei Briary. Ok, wow. E a proposito di Pokémon, ragazzi, quest'oggi, in teoria dalle 11 di stamattina, voi state guardando questo video dalle 2:30 in poi, è stata rilasciata la demo di Pokémon Sole e Pokémon Luna, ovviamente gratuitamente, su Nintendo eShop del Nintendo 3DS, 2DS e 3DS XL, ovviamente, il new 3DS XL. Ovviamente, come avevo già preannunciato, ci farò il let's play sia alla demo sia al gioco completo quando uscirà poi a novembre. E quindi, però non so se caricarvi direttamente il video, il primo episodio della demo stasera, dopo questo video, verso le 7 più o meno, penso, perché prima ce l'ho da registrarlo, oppure domani mattina, cioè domani pomeriggio alle 2:30. E quindi, dato che ci sarà alle 2:30 il video della demo di Pokémon Sole e Pokémon Luna, il video che sarebbe dovuto uscire a quell'orario verrà spostato alle 4:30, perché preferisco dare prima importanza ai walkthrough e poi ai video, diciamo così, normali. Comunque penso proprio che vi carico direttamente il primo episodio della demo domani, perché mi sa che non ce la faccio coi tempi a caricarlo entro stasera, per quanto riguarda sia montaggio, registrazione, editing, e poi c'è da caricare, ci metterei troppo. Se ce la faccio lo stesso giorno, dove si caricherebbe alle 9:30 di sera, non voglio. Allora vediamo qua, c'è un filmato. In tutti questi cosi sono frammenti di temperanza che tiene bloccati i dungeon segreti. Sì, perché adesso i secret non sono tutti quanti aperti, ma vanno a te a turni. Ok, bello sto filmato, ha fatto vedere che è cascata una pietra. Wow. Ah, e c'è la lava lì, va bene. Mi sa che è quello che ho fatto. Non devo andarci dentro però, mannaia la rute. Questi cosi li devo raccogliere. Sai che non lo so, queste cose mi servono tutte, di momento le butto. Poi se tanto riserviranno, verremo qui e ne faremo ancora. A parte penso che le diano con tutti quanti i secret, però vabbè. Ma è Raven che fa sta roba o è un mob? Come ho detto mob, madonna, volevo dire mostro, poi alla fine ho detto mob. Questo qua, che cazzo fa? Pieno di roba maligna addosso. Ehi amico Magmanos vulcanico implacabile. Ovviamente i nomi sono sempre belli, quelli sull'Ellsworth Hit. Boom, esplodi, grazie mille. Qua c'è la lava, è ancora vivo. Nonostante tutto è ancora vivo. Perché sono cascato nella lava? Ah, è il pet, cioè la cavalcatura sua che gli fa strada del fuoco. Allora mi sa. Ricerca fantasma, vai, grazie. Perfetto. Ma non è ancora morto. Oh, e nemmeno. Vive ancora sto cosetto di merda. Ma crepa male. Ma vai a cagare. Oh lele. Allora faccio così senza la vita e me ne vado. Cassette, cassette, cassette. Però niente cibo, volevo il cibo. Quel gas viola ci rallenta. Ok, buono a sapersi.
Io voglio vedere dal boss, eh. Non mi sembra tanto difficile sto secret. Però voglio vedere il boss com'è, se c'ha se recupera vita. Continuano a crollare cose però. Queste cose non mi piacciono. Allora, intanto trasformiamoci in RDP. Facciamo saltare in aria tutti quanti. È morto questo, sì, è morto. Boom, esplode proprio così, di botto. Tu, amico mio, becchi le super wombo combos. E sei ancora vivo. Oh, sti cosi piccolini, piccolini, non fanno niente, però restano un bordello. E ce ne sono tanti di sti cosi. Ma vai di te, vai qua. E esplode tutti quanti, perfetto. Abbiamo beccato uno forte, perlomeno. Sto qua non è uno scarsone. Riesce a fare molti danni. Che è sta palletta, oddio. Che cos'è? Cascando al cielo, vabbè. Non ci sto capendo niente. Siamo nella fase dove non si capisce niente. Va bene. Tanto datemi vita. Quasi quasi uso life. No, sarebbe sprecata. Trasformiamoci e usiamo direttamente la ricerca fantasma e basta. Poi metterei un laser guidato che colpirà sicuramente qualcuno. Infatti l'ha colpiti. Ed è morto, perfetto. Ah, io sono in mezzo alla lava, bello. Facciamoci i bagni nella lava, perché noi possiamo. Scegli, solo coloro che desiderano entrare nei miei incubi dovrebbero toccare questa porta. Modalità luto, no modalità luio. Che facciamo? Lui l'ha accettata. E accettiamola anche noi, allora. Facciamo... Però così si riparte da capo. Vabbè, vi taglio la parte fino a questo punto e poi continuo, perché sennò è inutile. Ok ragazzi, siamo tornati alla stessa zona di prima. In pratica ci abbiamo messo 5 minuti anche di più, buoni buoni, per tornarci. Comunque questo nostro amico qua, Valkyrie, c'ha delle mosse stra OP che shottano la gente. Mentre io ci metto un bel po' ad ammazzare, soprattutto quelli potenziati, ci metto una vita. Infatti prima siamo rimasti bloccati a una sezione perché c'era uno di questi mostri, quella fatti con le rocce e blu, che era tutto potenziato. Ci siamo messi gli anni di Cristo per ammazzarlo, tipo 8 skill si è dovuto fare per poterlo uccidere. Alla fine però ce l'abbiamo fatto. Oh, livello? Sono livellato, incredibile! Ce l'ho fatto, ho fatto un livello dopo un bordello di tempo. Overpowered! Ma ci metterò altri 30 mesi prima di farne altro. Che bello. Se le sfere energetiche umane diventano 5, i mostri diventano più forti. Distrugge le sfere, ok, vanno a distruggere le sfere. Dove sono queste sfere? Penso sia questa cosa centrale. Sono già state rotte 3 su 5. No, sono 4 su 5, vuol dire che si stanno creando. Eccole qua. Ce l'ho davanti. Che cazzo sta succedendo? Si stanno rialzando. Si sono riunite. Sembrerebbero essersi riunite. I mostri diventeranno ancora più forti. Sì, vabbè, abbiamo capito. Si vede infatti. Dove sono però? Vorrei capire dove mi trovo. Qua mi spingono da una parte all'altra. E dove sono queste sfere da distruggere? Non le vedo più. Eccone qua una. Però ci mettiamo gli anni a spaccarle. Madonna ragazzi, veramente gli anni di Cristo. Vai Hyper, dammi una mano. Dovrei averla rotta in teoria. No, se te l'ho trasportata da un'altra parte. Perché dice ancora 5 su 5. Se guardate sopra come al solito, secondo me. Però non ce la stiamo cavando male, eh. Qua che cos'è? Crolla tutto, oddio. Ok, siamo passati lo stesso. Non bisognava romperle per forza. Ah, Innegin! Sono tornati, da quanto tempo, amici, da quanto tempo. Siete di nuovo dei mini boss. Ok, sto coso non mi piace, per fortuna l'ho evitato. Vai, boom, acceleratore di particelle. Vediamo un po' di colpire un po'. Ta 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 ta. Ma sbaglio, sono giganti. Le altre volte non erano così grossi. Erano della nostra stessa grandezza, più o meno. A parte il maschio, che era leggermente più alto. Invece queste cose proprio tutti rialzati. Facciamo un apocalisse. In questo dungeon li sto proprio spammando a gogo le apocalisse in maniera allucinante. Ma se mi serve per facilitare, che ben venga. Cerca fantasma, come on. Allora, uno c'ha 5 e l'altro... Anzi, uno c'ha 3 e l'altro c'ha 8. Ok, perfetto. Ammazziamo prima in, allora. Sto morendo in, no? Ah, trasformazione Xyz, vai! Oddio, mi stanno ammazzando. Amica mia... aiutami, Valkyr. Ok. Levati da qui, Genius. Chi ci pensa lui? Perfetto. Perfetto così, l'hai ammazzato in 2, bravo.
qua c'è la nostra cosa. Non avrei mai creduto di vedere così tanto scempio. Non c'è tempo per raccogliere. Arg, non c'è nulla, non ho letto. Ma basta, troppo veloce. Ok, qua ci sono le sfere di prima. Creatura demoniaca mutante. Oh mio Dio, è il panzone che si vedeva all'inizio del secret. Sembra un fa- è trasparente. Che figo. È un panzone, è gigantesco. Ha ste tipo ossa fatte con ossa scure su tutto il corpo. E viene inseguito dalle palle che penso gli diano l'energia che gli serve per attaccare. Ha 35 barre di vita. Speriamo che non recuperi vita, perché di solito i panzoni recuperano vita. La recuperano. Quindi speriamo di no. No, felatolato. Maremma la maiala. Che sta combinando? Oddio, che è sto iperraggio? Non leva nemmeno tanto. È molto figa l'animazione, però non leva così tanto. Cioè, io sono un ad e mi ha levato meno di mezza vita. Vai! Acceleratore, gli si è levato una barra di vita, ma nemmeno, perché già l'aveva vita elevata. Vediamoci un attimo, aspettiamo 3 secondi. Quello là sta esplodendo. Che culo! Per pochissimo non ci ha ammazzati. Per fortuna, vai di nuovo con l'acceleratore. Sto coso non sta recuperando vita per il momento. Questa cosa mi piace. Devo levarmi di qui, devo levarmi di qui. Mi sa che muoio, mi sa che muoio. Vai. No, dai! Lava di merda. Lava di merda. Mannaggia la lava, mi ha fatto pure sprecare l'orbe della luce. Va di luce, intanto lui gli sta facendo un bel po' di male. Traiamo un po', così almeno posso fare la hyper. Anzi, faccio così e la faccio. Apocalisse! Vai, Apocalisse, spara. 4 barre, dai. Apocalisse, attacca. Carica il raggio. Dai, ancora 4. Apocalisse, ma non fa niente. Vediamoci. Dai, a 3, a 2. Dai cazzo, che sto pigiando l'S. A 1. Yes! Ci sei fatta. Febbre, boom, pure febbre. Vai così, ca. No, il portale non lo faccio. No, no. Ciccio, io non lo faccio. No, 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 no. Tu fatelo pure, io non lo faccio. Non accedo. Fai vedere, 23 minuti per fare sto dungeon. Abbiamo preso. Dai, vabbè. Ok ragazzi, abbiamo fatto pure quest'ultimo secret che ci mancava. Il prossimo sarà di secret ovviamente quando raggiungeranno quello di Elysion. Per il momento mi sa che ancora c'è tanta roba da fare su Elysion, mancheranno un sacco di dungeon ancora. Comunque per questo vi è tutto. Se vi è piaciuto mi piace, mettete su Facebook, Instagram, Telegram, che sono in descrizione. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi!